Pochissimi giorni fa abbiamo rischiato l'estinzione. Cosa intendo? Cioè, ci siamo accorti che sulla Terra è arrivato un raggio che rischiava di distruggere in certo senso la nostra atmosfera. Questi raggi gamma potentissimi sono riusciti a scuotere l'atmosfera, in particolare la ionosfera, facendo preoccupare gli astrofisici. 440 milioni di anni fa, l'estinzione di massa dell'Ordoviciano è stata probabilmente causata da questi raggi gamma. Ma niente paura in realtà, perché è anche un'ottima occasione per poter studiare meglio questi lampi. Questo in particolare potrebbe essere riconducibile al vagito di un buco nero in fasce, un piccolo buco nero che sta nascendo in una galassia che si trova a 2,4 miliardi di anni luce da noi, quindi abbastanza vicino. Pensate che 2,4 miliardi di anni fa sulla Terra neanche c'era la vita pluricellulare, quindi questo fenomeno è nato, diciamo, moltissimo tempo fa. Questa è la cosa fantastica dello spazio: noi ci rendiamo conto di cosa succede vicino a noi, solo dopo così tanto tempo, perché la luce, le informazioni hanno bisogno di un tempo finito per propagarsi fino da noi. Comunque, la cosa particolare di questi raggi gamma: hanno avuto un'intensità ed una durata molto più lunghi dei raggi gamma che di solito vengono misurati. I raggi gamma si dividono principalmente in due categorie: brevi, che durano meno di 2 secondi, e quelli lunghi. Possono essere causati da scontri di stelle di neutroni o dal collassi di stelle molto molto massive che creano appunto dei buchi neri. Inoltre è stato registrato un lampo di ben 18 TeV, che potrebbe essere addirittura il lampo più energetico mai rilevato sulla Terra. Durante il loro viaggio, questi fotoni ad alta energia hanno percorso la Via Lattea e quindi sono andati ad interagire con delle nubi di polvere che hanno fatto deviare questi raggi X e li hanno fatti rimbalzare. Il risultato è questa immagine, una serie di anelli concentrici, ognuno dovuto a una nube diversa che i nostri fotoni hanno incontrato prima di raggiungere la Terra. Sapete solo che se questo evento fosse venuto all'interno della Via Lattea, ovvero a distanze milioni di volte inferiori, beh, per noi non ci sarebbe stato assolutamente scampo. La nostra atmosfera avrebbe fatto puff e noi ci saremmo dispersi nel nulla. E ci vediamo domani, spero di avervi spaventato abbastanza. Ciao, un bacio.